Amici di Cusby Cocca News, ben ritrovati. Ben ritrovati. Puntata speciale, come vedete, non solo per la conduzione, bensì perché ripercorreremo questo 2011 targato Bicocca. In che modo, Marco? La puntata sarà molto speciale, proprio perché al suo interno ci sarà un maxi bilancio di tutte le attività firmate Cusby Cocca. Infatti troveremo le esperienze più positive, i successi e anche approfondimenti su personaggi di spicco. Ma addentriamoci più nello specifico di questa puntata. Assolutamente sì, addentriamoci partendo dalla certezza, la grande conferma del 2011. A seguire ci sarà un servizio dedicato al rammarico dovuto a tornei internazionali poco soddisfacenti per i colori bianco-grigi. Chiuderemo questa prima carrellata con la speranza per un'attività sportiva che ha dato grosse soddisfazioni in questo 2011, certo, ma sta affrontando un periodo poco felice. Quindi partiamo con i primi servizi. Un nome, una garanzia. Anno 2011 da incorniciare, per la prima volta nelle vesti di tecnico, per lui e per la squadra di calcio 11 di Bicocca. Settimo all'oro messo in bacheca nel giugno scorso ed un ruolino di marcia nella regular season 2011-2012 impressionante. 5 vittorie in altrettante gare. Insomma, le premesse per cucire sul petto l'ottavo titolo ci sono tutte. Non ci resta che incrociare le dita. Esperienza fantastica a livello umano per i ragazzi di Milano Bicocca. Negativi, invece, i risultati sportivi. La delusione più grossa è arrivata dal basket maschile, che non è riuscito ad andare oltre la fase a gironi. Non esaltanti anche le prove di volley femminile e del tennis, che riesce comunque a portare a casa un dignitoso bronzo. Sul gradino più basso del podio si classificano anche i ragazzi del calcio a 7 e la vera sorpresa di Euro Valencia 2011, le cheerleaders. La scorsa stagione, grazie a una campagna acquisti stellare proprio alla vigilia dei playoff, i ragazzi di Gianola hanno raggiunto il gradino più alto del podio. Quest'anno, complice l'assenza di questi top player, l'avvio è stato sconcertante. 5 sconfitte, comprese le 2 ad Euro Valencia, e una sola vittoria, con lo sciagurato quintetto di Kuslagi. L'auspicio è che gli illegali tornino a fare la differenza già dalle prime partite del 2012 e risollevino l'annata del volenteroso Mr. Battaglia. Rieccoci in linea, Andrea, focalizziamoci ora su quella che è stata un'esperienza incompiuta, impersonificata dal suo leader. Riflettori puntati poi sul calcio femminile, sulle nostre ragazze dunque, e sul tennis bicocchiano. La consapevolezza nei propri mezzi è la base di molti successi, ma se esasperata non può che essere dannosa. L'eliminazione in semifinale nella scorsa stagione è stato un boccone amaro. Ripartendo da quegli errori, il volley femminile è tornato alla carica e con un pizzico di umiltà in più, il titolo potrà essere alla portata. Annata altalenante è quella delle calciatrici bicocchiane. Ex pro memorabili, come la vittoria all'Euroesade di Barcellona, alternate a un cammino singhiozzante in campionato, conclusosi prematuramente ai quarti di finale. Le ragazze, sotto la guida del neotecnico Marchesi, sembrano aver trovato la giusta organizzazione e i risultati, esclusa la sconfitta con la favoritissima Cattolica, sono stati più che convincenti. Il podio come obiettivo minimo, è quanto ha dichiarato Mister Fred. Le potenzialità per creare un team di alto livello ci sarebbero, purtroppo qualcosa nel corso del 2011 non è funzionato. L'operato di Caserta non sembra essere in discussione. Certo è che bisogna correggere la rotta. Anche nel contesto internazionale di Valencia, complice la sfortuna, si poteva fare di più. Ripartiamo subito scoprendo insieme qual è stata la grande sorpresa di questo 2011, la delusione più scottante, e termineremo questo servizio con la scommessa per un basket femminile che conta di rilanciarsi attraverso due figure curiose. Scopriamolo insieme. Solo un anno fa, nel panorama italiano, le cheerleaders erano poco più che un miraggio. Oggi, invece, sono la realtà più splendente e convincente del mondo bicocca. Le ragazze dell'Ateneo Milanese hanno rappresentato l'autentica novità del 2011 e hanno dato dimostrazione che, in fin dei conti, l'America non è poi così tanto lontana. A testimoniare le difficoltà del movimento ci sono i risultati. Sono numeri inequivocabili quelli collezionati da Mascheretti e soci negli ultimi 12 mesi. Fuori dalle posizioni di vertice nel campionato milanese 2010-2011, ancora 0 punti in questa nuova stagione, dopo 4 sconfitte in altrettante partite. Signori, ecco a voi il duo incaricato di risollevare le sorti del basket femminile. Ce la faranno? Le premesse ci sono tutte. Competenza, dedizione e grande voglia di dare il massimo aiuto a una squadra che, al momento, presenta diverse lacune. Il tempo c'è, le giocatrici da selezionare anche. Che dire, il gruppo CUS augura un grosso in bocca al lupo ai neodies bianco-grigi.
Eccoci ora al quadro più originale e simpatico. Infatti porremo l'attenzione su personaggi sportivi o extrasportivi di questo 2011 targato Cusbicocca. Uomo simbolo della spedizione vincente del calcio a 11 a Groningen e della vittoria del campionato 2009-2010, l'oriundo di casa Bicocca, personalità forte, è costretto a estraniarsi dal mondo Cus per faccende personali. Si sono perse le tracce di lui persino su Google Maps. Rimaniamo in attesa di un suo minuto ritorno. Il volley maschile non è mai stata la colonna portante dello sport targato Bicocca, ma in questa stagione i risultati stanno dando ragione al responsabile Elia Lunghi. Tanti gli acquisti importanti, su tutti Alessandro Preti, che nel corso della stagione vestirà bianco-grigio. Preti, classe 92, ha già fatto parte della nazionale italiana giovanile e potrà dare la scossa giusta nei playoff verso la finale di giugno. In forma che mai, ritornano e inebriano l'ambiente Cus di freschezza e ironia, per quanto siano vecchie glorie. L'Istrian di Taranto si ritaglia uno spazio importante nel consiglio direttivo del Cus Bicocca, coinvolgendo il bomber più prolifico di tutti i tempi nelle varie iniziative targate Cus. MTV Lipdub, Dita in Montagna e Memorial Caba, uno score degno di due entusiaste matricole. Dunque Marco, siamo giunti alla fine, all'epilogo di questo resoconto del 2011 del Cus Bicocca. Chiudiamo però con una chicca, ovvero il nostro sogno. Assolutamente. Sogno che risiede in tutti noi, praticanti del Cus Bicocca. È un po' l'obiettivo comune di noi tutti. Assolutamente sì, andiamo a scoprire insieme il nostro sogno. Sarebbe un'impresa storica, mai riuscita prima ad alcuno, ma quest'anno, per la Bicocca, le premesse sembrano esserci. Le classifiche al giro di boa parlano chiaro, tutte le squadre sono competitive, confidando nella rinascita dei cestisti. Un sogno, appunto, da cullare e per cui lottare fino in fondo. E allora, tutti pronti a cantare con la Bicocca nel cuore. Andiamo dunque a riepilogare con l'aiuto della grafica questo bilancio 2011. Un 2011 che si chiude con molte soddisfazioni per i colori bianco-grigi della Bicocca, senza però voler nascondere qualche piccola delusione. Certamente. Ci lasciamo, Marco, con una clip molto speciale. Molto speciale, assolutamente. Ne approfitto però per rimandarvi al nostro canale YouTube e alla pagina ufficiale facebook.com/cusbicocca. Un saluto a tutti quelli che in questo 2011 ci hanno supportato e ci hanno seguiti. Grazie da tutta la redazione, ad Andrea Curato, a Marco Gardenale, a voi la clip. Bentornati a Cus Bicocca News, l'appuntamento con l'informazione sportiva dell'Università di Milano Bicocca, e apriamo questa edizione con... Mi spacchiamo nei playoff, è sicuro. Calbi, ci hai rotto le palle, te, tuo fratello, tutta la Bicocca, non mi sopporto più. Partita vinta forse meritatamente da parte della Cattolica, che hai coronato con due ottime schiacciate. Rimane in rimpianto, perché a fare la differenza in partita sono stati dei momenti topici nel primo tempo e nel secondo tempo. Ci sono stati. Beppe, ma dai! Ma imparo io con due spettatori. Da Davide Calvi, il più grosso e caloroso saluto. Ma Davide Calvi, con Vittorio Casino e Fabio, sono tutti quelli che hanno partecipato, che ho ringraziato nei saluti finali. If you can't seem to keep up, it's just the flip side of the same old coin. It's just the fruit of a madman's loin. Diciamo un incidente di percorso. 3, 2, 1, parto di partita. Buongiorno agli amici di Cus Bicocca News, siamo qua nella sala Cardinale Herrera per la... Vado io. Amici di Cus Bicocca News, ben ritrovati, siamo qui riuniti alla Università e Cattedrale de... Cardinale Herrera. Siamo qui alla SEU, la sede dell'Università Herrera. Amici di Cus Bicocca News, siamo qua alla sede Cardinale Herrera. Siamo qui con Eleonora Mascaretti, che ci racconta
la Bicocca non è più approdata in finale e il basket femminile ha subito questo arresto. Secondo... No, raga, non so cosa dire, dai! Partiamo subito però proprio dalla squadra di calcio maschile, campione per la settima volta dall'inizio, dalla... la settima volta nella storia dei campionati universitari milanesi, giusto? Sì, in quella storia, se no. Storia del calcio. Una storia del drink and a beer. Give it time. Saluto dalla redazione, ad Andrea Curato. Ciao a tutti. E a Marco Gardone. Un saluto a tutti, grazie e continuate a seguire Cus Bicocca News. Yeah. Questo insomma è quel, è dove la magia prende vita. Questo è Cus Bicocca News.